Ti è mai capitato di comprare qualche cosa su internet? Ma anche solo una vacanza o una camera d'albergo o un oggetto o un vestito? Vi è capitato? Se vi è capitato, siete pronti per conoscere l'arte concettuale, almeno attraverso un'opera, quella di cui vi voglio parlare oggi per introdurre questo argomento, l'arte concettuale, che nasce negli anni 60 del Novecento. Quest'opera si intitola One and Three Chairs, realizzata in quel periodo, è di Joseph Kossuth, un artista oggi ancora vivente, ed è un'opera secondo me di grande attualità. Tanto per cominciare, l'arte concettuale non prevede la manualità, no? Noi abbiamo un'idea ancora a volte antica, no? Quello che l'artista è quello che sa fare. Gli artisti concettuali dicono che l'artista è quello che sa pensare, no? Poi la manualità, la realizzazione può anche farla qualcun altro. Questa è già una cosa che fa abbastanza arrabbiare le persone, ma loro però ci hanno dato questo input: l'arte è un'idea. Poi ci sono idee geniali, idee semplici, idee banali, come ci sono dipinti ben dipinti, altri, questo vale per tutte le cose. Questa però è un'opera forte. Allora, ci sono tre sedie, l'opera si intitola Una e tre sedie. Una sedia, diciamo, vera su cui ci possiamo sedere, la riproduzione fotografica della stessa sedia e poi la definizione presa dal vocabolario e stampata e appiccicata al muro. Perché una e tre sedie? Qual è la una? Qual è la sedia? Noi diremo, vabbè, quella su cui mi siedo. Siete sicuri? Se avete comprato una vacanza su internet, un oggetto, un vestito, eccetera, eccetera, no. E questo è il tema. Una volta era così, c'era la definizione di sedia, Platone diceva l'idea della sedia che stava nell'iperuranio, poi c'era la sedia, quella vera, quella che noi esperiamo, quella realtà sensibile, che però è una copia dell'idea, sempre secondo Platone. E poi c'è la riproduzione dell'artista, che è una copia della coppia, che Platone condanna in quanto copia di coppia. Ecco la critica di Platone nella Repubblica all'arte, è copia di coppia. Partendo da questo, noi abbiamo la camera d'albergo, quella che entriamo, la vediamo, la prenotiamo, e poi quella, la fotografia, che però noi diamo per scontato, è quella, leggiamo le misure, vediamo le foto, e così come quando ci troviamo a parlare, che ne so io, delle Maldive o di qualche posto che non abbiamo mai visto, ma ne parliamo come se l'avessimo visto, parliamo della partita di calcio, di quello che vediamo attraverso la televisione, attraverso internet, quella è la realtà oggi. Ecco perché una sedia, la prima, non può più essere quella su cui ci sediamo, è l'altra. E lui sta anticipando questo, ci sta dicendo che in quel periodo, negli anni 60, forse la realtà non è più quella lì che tu vivi qui e ora, ma è quella che magari vivi di riflesso guardando a casa tua la televisione, oggi la lezione dell'arte in autostrada mia nel telefonino. Ecco, quindi è un'opera d'arte intelligente, che va collocata in quel momento lì, ovviamente, che vuole esprimere un concetto, un'idea. Poi dice, ma la sedia l'ha fatta lui, la foto non è importante. Lui ti sta mettendo lì, ti sta esprimendo un concetto complesso su cui hanno scritto filosofi, sociologi. Jean Baudrillard, nello stesso periodo, scrive la stessa cosa, la sparizione del reale, il delitto perfetto. Quindi tutta la sociologia di Baudrillard si basa proprio su questo, anche e soprattutto su questo. Ecco, e lui, l'artista però, non è quello che scrive il saggio, è quello che con un'opera d'arte ti fa capire determinate cose. Questa è l'arte concettuale. Poi, che l'arte sia concettuale, questo siamo d'accordo. La Pietà di Michelangelo, che lui scolpisce, quella che sta in Vaticano, che lui scolpisce a 26 anni circa, beh, è stata criticata. Voi pensate che, ma come, hanno criticato Michelangelo, i contemporanei, gli hanno detto, guarda che la madre non può essere più giovane del figlio, la madre, la Vergine, che sorregge il Cristo, è più giovane. E lui ha detto, ma non è la madre, è la Vergine Maria, è un concetto, è un'idea, non ha età. Michelangelo, che in un sonetto poi scriverà che a guidare la mano è l'intelletto. Però voi mi direte, vabbè, ma lui sapeva scolpire. Ecco, da Duchamp in poi, dal 1913 in poi, l'arte non è più solamente saper fare le cose, cioè dipingere, scolpire, ma è anche l'idea. Poi ci sono idee forti, geniali, che hanno un significato importante, ci sono idee banali, inutili, irrilevanti, come ci sono quadri dipinti dagli impressionisti che sono meravigliosi, e poi c'è il pittore che fa il campo di papaveri oggi o l'altro ieri, che non dice niente perché ha perso. Quindi questo vale per tutta l'arte. Ecco, quella di Kossuth di cui vi ho parlato è un'opera forte, un'opera significativa, ce ne sono molte altre che ci illustrano l'arte concettuale, io ho scelto questa.
spero vi sia piaciuto. Ciao.